Il sogno di unificare l'Europa è un sogno antico. Nel corso della storia vi è stato chi ha cercato di realizzarlo con la forza delle armi, da Carlo Magno a Napoleone a Hitler, chi ha ideato progetti pacifici che sono però rimasti sul piano teorico, dal duca di Sully, ministro di Enrico IV di Francia, all'Abbé de Saint-Pierre, a Rousseau, a Kant, e chi poi ha operato invece in maniera molto più concreta. Nella prima metà dell'Ottocento ci fu chi seppe coniugare l'amore di patria con l'amore per l'Europa. Pensiamo a un Giuseppe Mazzini che fonda la giovane Italia, ma fonda anche la giovane Europa. Un Carlo Cattaneo che parla di Stati Uniti d'Europa, a un Victor Hugo che nel 1849 auspica la creazione di una fraternità europea. D'altra parte, però, come sappiamo, la seconda metà dell'Ottocento è l'epoca dei nazionalismi e i nazionalismi, la prima guerra mondiale, un vero e proprio suicidio dell'Europa, fanno cadere nell'oblio queste speranze e le confinano apparentemente nel regno dell'utopia. Ma il seme dell'europeismo non era morto e soprattutto la grande carneficina della Prima Guerra Mondiale fa sì che qualche mente illuminata ricominci a pensare all'Europa. Pensiamo al già ricordato più volte Richard Kudnove-Kalergi, che pubblica negli anni 20 un libro intitolato Paneuropa. Pensiamo a Aristide Briand che nel 1930 invita i paesi europei, membri della Società delle Nazioni, a elaborare, a aderire a un progetto federale per l'Europa, ma con risposte che furono tutte sostanzialmente negative. La grande crisi del 1929, con risposte singole dei singoli paesi, fanno cadere definitivamente gli ideali proposti da Briand. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, due antifascisti italiani confinati a Ventotene, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, redigono il manifesto per un'Europa unita e libera, punto di partenza del movimento federalista italiano ed europeo. Ma fu solo alla fine della Seconda Guerra Mondiale che gli stati europei incominciarono a rendersi conto che nelle nuove condizioni del mondo, in cui solo due paesi erano emersi come superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, gli stati europei da soli non avrebbero potuto contare più niente e da lì sorgono idee di unificazione europea, magari partendo inizialmente solo da qualche forma di collaborazione. Ma qui nasce un primo problema, è già stato ricordato prima nella bella relazione del professor Alzati, il problema della divisione dell'Europa in due blocchi con sistemi economici, politici e sociali ben diversi. I federalisti europei, dopo una prima fase di incertezza, decidono di partire con l'Occidente. Si abbandona ogni idea di costituire una terza forza tra Stati Uniti e Unione Sovietica e si punta sull'Occidente. Anche perché gli Stati Uniti, che in questo momento sono favorevoli alla costruzione di una qualche forma di cooperazione europea, sostengono questo progetto con il piano Marshall, che è tendenzialmente rivolto a tutti gli stati europei, ma che i paesi dell'Europa orientale, ormai soggetti al dominio sovietico, non possono accettare per espresso desiderio, per espressa volontà di Mosca.
Un primo risultato fu la costituzione dell'OECE, l'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, che doveva servire, su impulso degli Stati Uniti, per meglio coordinare gli aiuti del piano Marshall e che rappresenta in qualche misura una prima forma di cooperazione europea. Ma proprio queste prime forme di cooperazione europea muovono l'Unione Europea dei Federalisti, che organizza all'Aia nel maggio del 1948 un grande congresso europeista. Un congresso a cui partecipa tutto il mondo politico e intellettuale dell'epoca. Un congresso in cui si contrappongono le due fondamentali idee per la costruzione dell'Europa: l'idea federalista e l'idea funzionalista, quelli cioè che volevano il trasferimento di poteri politici ad una entità sovranazionale, e quelli che pensavano invece ad una integrazione europea per gradi, partendo da settori ben precisi e ben determinati. Posso ricordare qualche nome che evoca tante cose. C'era Winston Churchill, c'era Altiero Spinelli, c'era Henri Brugmans, c'era Raymond Aron, c'erano altri che costituirono poi il movimento europeo, che ebbe proprio come presidenti onorari Churchill e De Gasperi e Paul-Henri Spaak assieme a Léon Blum. Il risultato più concreto del congresso dell'Aia fu la messa in movimento di un meccanismo che portò alla costituzione del Consiglio d'Europa inaugurato nel 1949. Un consesso che al momento fece sorgere grandissime speranze per l'unificazione europea, ma che poi ben presto fu destinato ad avere un ruolo non di primo piano, anche se non così poco importante come forse si ritiene, ma un ruolo sicuramente di secondo piano. Se non altro, il Consiglio d'Europa fu un momento in cui gli Stati europei occidentali poterono incontrarsi, discutere, anche se le decisioni dovevano essere prese all'unanimità, il che rendeva molto difficile prendere qualunque decisione. Al raggiungimento di questi primi risultati, sicuramente non fu estranea la Chiesa Cattolica, o forse sarebbe meglio dire il pontefice Pio XII. Pio XII, lo dico scherzando, avrebbe meritato la tessera numero uno del movimento federalista. Era un grande fautore dell'Europa federale, lo vedremo anche più avanti. Nella costruzione dell'Europa vedeva la possibilità di salvare la civiltà cristiana minacciata dall'avanzata del comunismo ateo, una garanzia per la pace e la prosperità del vecchio continente. E non è senza significato ricordare che Pio XII, con un gesto abbastanza inusuale, inviò un proprio rappresentante personale al congresso dell'Aia di cui ho parlato poc'anzi. Certo, il clima della guerra fredda, la contrapposizione tra Europa occidentale ed Europa orientale, favorì indubbiamente il superamento di antiche rivalità. Le preoccupazioni difensive erano state affrontate con la costituzione del Patto Atlantico, che poi si trasformò nella NATO, in una organizzazione concreta, non semplicemente un tradizionale patto di alleanza militare, ma una organizzazione vera e propria. Ma fino a questo momento, come abbiamo visto, le iniziative non erano andate al di là dei tradizionali accordi economici o militari. Il merito di andare oltre spetta a Robert Schuman e al suo collaboratore, suggeritore Jean Monnet,
lanciare, che lanciò una proposta che dette il via all'integrazione europea. Il 9 maggio del 1950 propose il piano per la messa in comune delle risorse di carbone e di acciaio di Francia e Germania occidentale, invitando poi tutti gli altri paesi europei che lo volessero ad aderire a questo accordo. Fu da questo piano Schuman che nacque la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e da qui nacque la piccola Europa dei sei, un'Europa a cui non volle aderire la Gran Bretagna, contraria a qualunque cessione di sovranità nazionale. E la cosa importante è che la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio viene guidata da un'alta autorità a cui i paesi europei cedono dei poteri sovrani, sia pure per il solo settore carbosiderurgico. Una alta autorità che era a sua volta controllata da una assemblea parlamentare nominata dai parlamenti nazionali, con una corte di giustizia che avrebbe dovuto garantire la corretta interpretazione del trattato istitutivo. Queste belle speranze vengono messe in forse dalla guerra di Corea. In Europa occidentale si sviluppa la paura di un conflitto mondiale. Churchill propone la creazione di un esercito europeo che inglobasse anche dei reparti tedeschi. Questa idea di Churchill suscita le reazioni preoccupate della Francia, che non vuole vedere ancora dei tedeschi in divisa. E fa sì che il presidente del Consiglio francese d'allora, René Pleven, cerchi una soluzione nella costituzione della Comunità Europea di Difesa, un qualche cosa in cui i tedeschi avrebbero potuto partecipare, ma in una forma tale da garantire che le truppe tedesche sarebbero rimaste agli ordini sostanzialmente di altri paesi europei. Su questa idea della Comunità Europea di Difesa si innesta l'opera di Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi ha l'intuizione che all'interno della Comunità Europea di Difesa si possa lavorare per la costruzione di una vera e propria Europa federale. Riesce ad ottenere che venga inserito nel trattato costitutivo un articolo che trasformi in qualche misura l'organismo militare, come era stato pensato, in un organismo politico. Nel 1952 il trattato viene firmato. Ma, come è noto, i trattati per entrare in vigore devono essere ratificati. Germania occidentale, Belgio, Olanda e Lussemburgo non incontrano difficoltà nella ratifica, mentre in Italia la ratifica viene rinviata per lasciare spazio a un problema che in quel momento veniva ritenuto più urgente, cioè quella della nuova legge elettorale maggioritaria. Ma nello stesso tempo un evento esterno modifica le prospettive. Nel marzo del 1953 muore Stalin, inizia l'epoca della distensione. A questo punto molti che in Francia avevano appoggiato la CED solo per timore di una invasione sovietica cambiano parere. Una curiosa maggioranza di nazionalisti legati a De Gaulle e comunisti che vedevano nella CED uno strumento dell'imperialismo americano antisovietico impedisce la ratifica al Parlamento francese. A questo punto in Italia non c'è nessun motivo di proseguire nella ratifica, il trattato decade. Pochi giorni prima dell'affossamento definitivo della CED muore Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi che in una delle sue ultime lettere aveva scritto che il fallimento della CED avrebbe ritardato di qualche lustro l'unificazione europea. Purtroppo si sbagliava per difetto. Il problema
viene risolto attraverso la creazione dell'Unione Europea occidentale, ma proprio nel momento in cui sembra che l'ideale europeo debba essere affossato, nasce il cosiddetto rilancio europeo. Jean Monnet ha l'idea che non si debba più procedere per settori, ma integrando tutta l'economia europea. Ecco che si mette in moto un processo e una commissione, un comitato intergovernativo, la cui presidenza è affidata a Paul-Henri Spaak, porta in breve tempo ai trattati di Roma del 1957. Indubbiamente anche la crisi di Suez aveva facilitato questa soluzione, perché la Gran Bretagna, ma soprattutto la Francia, si rende conto che solo nella integrazione europea c'era la possibilità di contare ancora qualche cosa. Ecco, ricordo che a questo punto, quando firmati i trattati di Roma, tutti i rappresentanti politici andarono da Pio XII, Pio XII li rimproverò perché nel trattato istitutivi del mercato comune dell'Euratom c'era poca sovranazionalità. Disse, ed è abbastanza significativo, un pontefice che entra in questioni molto tecniche, disse che l'alta autorità della CECA era una soluzione molto migliore rispetto alle soluzioni trovate con il MEC e l'Euratom. I trattati di Roma erano appena entrati in vigore quando in Francia va al potere De Gaulle. Si manifesta la preoccupazione che De Gaulle voglia far fallire la comunità europea in nome del nazionalismo francese. In realtà le cose non sono in questi termini. De Gaulle non era un anti-europeista, aveva un'idea sua particolare dell'Europa delle patrie che era contrapposta all'idea dei federalisti. Gli stessi federalisti riconoscono oggi che la sua opposizione all'ingresso della Gran Bretagna nella comunità europea ebbe il merito di permettere alla comunità europea di rafforzarsi prima dell'ingresso poi di paesi che non erano così europeisti, diciamo così, come si sarebbe auspicato. La Gran Bretagna addirittura tenta di boicottare la comunità europea, la comunità economica europea, dando vita alla zona di libero scambio. Di fatto la zona di libero scambio non funziona, mentre la comunità europea funziona. A questo punto la Gran Bretagna chiede, assieme a Danimarca, Norvegia e Irlanda, di aderire, ma la Gran Bretagna si trova di fronte alla resistenza del generale De Gaulle. Gli anni 60 sono anni in cui la comunità europea vive da un lato il problema della posizione particolare della Francia, si arriva alla cosiddetta crisi della sedia vuota, che viene poi risolta dal compromesso del Lussemburgo, c'era un problema di voto all'unanimità o a maggioranza, ma non sono solo anni di crisi, sono anni in cui vengono fusi gli esecutivi delle tre comunità, CECA, CEE ed Euratom, in modo da avere una sola Commissione europea, un solo Consiglio dei Ministri. Si arriva addirittura con un anticipo di 18 mesi su quanto previsto dai trattati di Roma all'abolizione dei diritti doganali tra gli Stati membri. Insomma, luci ed ombre negli anni 60. Le dimissioni di De Gaulle nel 69 facilitano poi l'ingresso della Gran Bretagna, della Danimarca e dell'Irlanda nel gennaio del 1973 con una comunità europea che passa da 6 a 9 membri.
le cose poi si svolgono in maniera abbastanza rapida, la caduta dei regimi autoritari di Grecia, Spagna e Portogallo fa sì che l'Europa dei sei negli anni Ottanta divenga l'Europa dei dodici, sei, nove, poi dodici, un'Europa che, è bene sottolinearlo, non è più un'Europa a prevalenza cattolica, come era stata l'Europa dei sei, ma un'Europa in cui sono ora massicciamente presenti protestanti e ortodossi. E qui c'è il problema che veniva ricordato prima, della nomina di Cirillo e Metodio come copatroni d'Europa, un gesto che nell'intenzione di Giovanni Paolo II doveva essere un aiuto per arrivare a una qualche maggiore avvicinamento con gli ortodossi e che invece fu visto con grande disturbo da parte degli ambienti ortodossi che accusarono la Chiesa Cattolica di voler portare via dei santi della tradizione ortodossa. Alla fine degli anni 70, quindi, ci fu anche un ampliamento, una soluzione del problema del cosiddetto deficit di democrazia, che venne risolto con la elezione a suffragio universale dell'Assemblea parlamentare. Infine poi nell'86 con l'atto unico europeo si riuniscono in un unico testo tutti i documenti fondamentali della comunità europea e si prevede anche entro il 1992 la fine di ogni tipo di frontiera o barriera tra gli Stati membri. Il processo di integrazione si accelera anche se ci sono delle resistenze. Nonostante la Gran Bretagna di Margaret Thatcher, nel 92 viene firmato il Trattato sull'Unione Europea, il Trattato di Maastricht, ma che si raggiunge grazie al cosiddetto compromesso dell'opting out, cioè la possibilità di uno Stato di sottrarsi a specifiche normative comunitarie in certe materie. Questo, peraltro, favorirà l'introduzione nel giro di qualche anno della moneta comune che fu battezzata euro al Consiglio europeo di Madrid del 1995. La situazione mondiale nel frattempo era cambiata, era crollata l'Unione Sovietica, i regimi dell'Europa orientale non erano più regimi comunisti. Questo permette in un primo momento l'ingresso nell'Unione di Austria, Svezia e Finlandia, paesi neutrali che quindi l'Unione Sovietica non avrebbe voluto vedere nella Unione Europea. Vengono poi previsti gli allargamenti agli stati che molti dei quali erano stati nell'orbita sovietica. Vengo molto di fretta, proprio per riuscire a integrare al meglio questi nuovi stati, viene progettata la stesura di una Costituzione europea, pudicamente definito Trattato Costituzionale Europeo. Viene elaborato un testo che a cura di una convenzione europea, di cui curiosamente fanno parte anche quegli stati che ancora non sono nell'Unione Europea, e questa è un po' una anomalia. Il trattato viene solennemente firmato a Roma nell'ottobre del 2004, sia pure tra molte polemiche. Non sono solo le polemiche sull'inserimento o meno delle radici cristiane nel preambolo del trattato costituzionale, quanto anche le polemiche tra chi riteneva questo trattato costituzionale troppo federalista e chi invece lo riteneva troppo poco federalista. Di fatto si trattava di un testo enorme in cui la maggior parte degli articoli riguardavano questioni tecniche molto minute che non potevano certo,
rincuorare i fautori dell'Europa, diventava una cosa un po' troppo fredda. Questo trattato, oltre a indicare alcuni simboli, modificava alcune questioni che riguardavano le parità, le ponderazioni di voto, politiche agricole e sociali. Tutto questo fa sì che il processo di ratifica avvenga con una certa facilità laddove si passa attraverso i parlamenti nazionali, ma che questo processo di ratifica si infranga prima in Francia e poi in Olanda con dei referendum popolari. In Francia probabilmente per motivi che avevano anche poco a che fare con il problema europeo, ma che attenevano più a questioni di politica interna, in Olanda per il timore di questa eccessiva sovranazionalità che viene vista da molti ancora come un grosso problema. Fu una brusca frenata che poneva grandi interrogativi sulla strada da intraprendere. In effetti ci fu un cosiddetto periodo di riflessione, per certi versi è un po' quello che accadde dopo la crisi del 54 con il fallimento della CED, fino a quando nel marzo del 2007, celebrandosi i 50 anni dei trattati di Roma, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente del Consiglio italiano Prodi dichiararono di voler risolvere il nodo costituzionale prima delle nuove elezioni dell'Assemblea parlamentare europea prevista per il 2009. Si riuscì così, attraverso varie procedure, a dare vita al Trattato di Lisbona, che attualmente è stato ratificato da tutti i paesi firmatari, con l'eccezione dell'Irlanda, perché un referendum ha bocciato il Trattato di Lisbona per l'Irlanda. Il problema è in discussione, entro il mese di ottobre di quest'anno in Irlanda dovrebbe tenersi un ulteriore referendum, è dubbio se il referendum darà un risultato positivo o negativo ed è anche un'incognita quello che succederà nel caso in cui in Irlanda prevalesse ancora una maggioranza negativa. C'è un precedente, la Danimarca in precedenza aveva fatto un referendum, un risultato negativo, il referendum fu ripetuto e ottenne un risultato positivo. Non sto a raccontarvi le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, ne cito solo una. Per mettere d'accordo i vari paesi si è tolto qualunque riferimento ai simboli. Quello che nel Trattato Costituzionale rappresentava un elemento simbolico importante, la bandiera, l'inno, tutte queste cose che possono in qualche modo rappresentare un elemento di coesione, sono stati eliminati dal Trattato di Lisbona. Dico qualche parola conclusiva per non farvi perdere altro tempo. Se guardiamo la storia della integrazione europea, ci rendiamo conto che l'integrazione europea, come dire, ha proceduto un po' a sbalzi. Ci sono stati dei momenti di grande accelerazione e dei momenti in cui tutto sembrava perduto. Quindi una prima osservazione è che non si deve cedere al pessimismo. Le istituzioni comunitarie nel giro di una cinquantina d'anni hanno permesso di eliminare anche solo l'idea del ricorso alla forza armata per la risoluzione delle controversie tra gli Stati europei, cosa che era normale fino al 1945. E questo è un aspetto forse troppo poco sottolineato, ma fondamentale. Le istituzioni europee hanno permesso un periodo di pace di cui raramente in Europa si ricorda l'eguale. La comunità europea
anche tramite un aspetto, anche questo, poco sottolineato, i gemellaggi tra città di paesi diversi ha favorito una integrazione, ha favorito la comprensione tra popolazioni di nazionalità diverse. Sicuramente ci si può rammaricare che non è stato fatto di più e meglio, ma indubbiamente già questi sono risultati fondamentali. Quello che è doveroso sottolineare è la preoccupante ripresa di sentimenti nazionalistici, il continuo subordinare da parte di molti governanti l'interesse nazionale rispetto all'ideale europeistico. Pensate solo all'insistere sulla preminenza del Consiglio europeo, cioè il Consiglio formato dai capi di Stato e di Governo, rispetto alla Commissione europea, che dovrebbe essere il vero centro motore dell'Europa unita. Il dare priorità all'appartenenza nazionale nella distribuzione dei posti, per cui tutti i paesi vogliono un loro rappresentante, piuttosto che alle capacità o almeno alle appartenenze politiche, così come avviene normalmente nei parlamenti dei singoli paesi. Il non comprendere che l'insieme dell'Unione Europea può dare voce all'Europa, mentre i singoli stati sullo scacchiere mondiale oggi non contano assolutamente nulla. Queste sono tutte considerazioni che vanno fatte, vanno tenute presente. L'unica speranza è che ancora una volta l'Unione Europea si possa riaffermare, ma per questo occorre che si mobilitino le opinioni pubbliche, che inducano i governi a non badare solo agli aspetti economici o di potenza, che i governi sappiano infondere nei cuori l'entusiasmo, favorire la creazione, specialmente nei giovani, di una vera mentalità europea, facendogli anche conoscere la storia difficile della convivenza dei popoli in Europa. E concludo con le parole che disse Alcide De Gasperi nel 1952 ricevendo il premio Carlo Magno. Le istituzioni sovranazionali sarebbero insufficienti e rischierebbero di diventare una palestra di competizioni di interessi particolari se gli uomini ad esse preposte non si sentissero mandatari di interessi superiori ed europei. Senza la formazione di questa mentalità europea, ogni nostra formula rischia di rimanere una vuota astrazione giuridica. Parole dette nel 1952 che credo siano ancora oggi di grandissima attualità. Grazie.